Ciao a tutti bestie, oggi proveremo a fare un'illustrazione completa. Dunque sicuramente sarà mezza timelapse, mezza registrata in base a quello che mi verrà da dire. Non so ancora come la realizzerò, con quale tecnica, con che tipo di colori. Ad ogni modo, stavo facendo decluttering e ho ritrovato questo sketch dell'anno scorso. Okay, la testa di un drachino con un bombo. E invece di buttarlo e lasciarlo lì, dato che io ho il brutto vizio di fare solo sketch senza fare pezzi finiti, ho detto, ma sì, ma rifacciamolo. E quindi mi armerò di fogli, perché ho intenzione di farlo su fogli d'acquerello. Ora non so con che tecnica farla. Allora, iniziamo anzitutto pensando a come sarà l'illustrazione, perché è un formato quadrato. Perciò il disegno sarà ovviamente quadrato. Però pensavo anche di metterci un po' di corpo. Non tantissimo in realtà, perché non voglio distogliere troppo l'attenzione dal drago e dal bombo. Quindi il corpo sarà molto velato, cioè andrà a velarsi in questa maniera. Quindi con i toni più, con i contrasti più alti nei punti di interesse. Non so ancora dove fargli la bolla, perché non ce l'ha nello sketch originale, quindi pensavo probabilmente di aggiungerla qui. Penso che il posto migliore sia proprio sul muso, magari un po' più decentrato e leggermente meno visibile delle narici, o magari diminuendo le dimensioni delle narici e aumentando le dimensioni del ponfo. Quindi sì, direi che questa è un buon punto di partenza, perché il corpo forse lo faccio più cicciottino. Sì, lo farò più o meno con questa angolazione qui. Non voglio farlo troppo espressivo, perché la maggior parte dell'espressione la voglio data dalla faccia, perché ha veramente un'espressione incredibile. Cioè, è veramente esagerata. Sì, abbiamo bisogno di un altro foglio. Facciamo così, la testa la mantengo di queste dimensioni. La voglio mantenere tale e quale. Questo paddino è veramente una manna dal cielo. Credo sia si trovi su Amazon, lo trovate come tracing pad, molto 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 carino. Poi stanno un po' dei colori acrilici, ma non ci frega niente. Intrinsecamente con questo video vi dico anche, non buttate mai gli scarabocchi che fate. Questo qui viene da un vecchio sketchbook di una marcaccia, neanche ricordo che marca era. Probabilmente era del Tiger, figuratevi. Comunque possiamo continuare. Vediamo come realizzare la curva del collo, perché la gesture mi spinge a fare di questo. A esagerare un po' le proporzioni, sì, ci sta. Vediamo l'anatomia. Ci racconta che ci sono le scapole che fanno di questo, qui si attacca il braccio, quindi faremo la spalla più o meno qui. E magari potremmo, vediamo un po', delle ali molto naif. La silhouette di questo, immaginate la sagoma di questo draghetto completamente nera, si capirebbe che è un drago. Se invece immaginassimo questa parte qui completamente nera, si farebbe fatica a capire che sono delle ali. Quindi è questa la parte importante dello sketch. Quando siete in dubbio sulla prospettiva, non c'è alcuna vergogna nel fare questo. Avere quella che è la cosiddetta maquette, in questo caso un semplicissimo foglio di carta, che è una cosa molto spartana, ma che ci serve soltanto a capire come. C'ero quasi.
certo, qui c'è l'avambraccio e poi l'omero che va nell'altra direzione. Non è una vergogna, perché è come utilizzare le reference, cioè è come fare un ritratto a qualcuno. Non c'è nessuna vergogna a avere la persona che avete davanti, no? È perché appunto l'illustrazione è tendente all'infanzia, quindi voglio una cosa un pochino più piatta, non troppo tridimensionale. Poi, come già detto, non voglio far cascare l'attenzione su questa parte del foglio, bensì su questa parte qui. Dove c'è lo zigomo c'è anche l'orecchio. Ora, su o giù, onestamente mi importa poco, perché non è quello che voglio raggiungere, cioè non è il realismo totale che voglio raggiungere. Bisogna anche modificare la realtà in base a quello che si vuole rappresentare. Non è necessario avere una fotocopia della realtà quando si va a fare un'illustrazione fantasy o un'illustrazione per bambini o quel che è. Anzi, dobbiamo cercare un minimo di allontanarci, ma non allontanarci dalla realtà, bensì allontanarci dall'interpretazione standard della realtà, cosa che i bambini hanno innata. Per esempio, i bambini fanno questo per fare le persone, fanno i capelli. Noi non lo facciamo, soprattutto noi che tendiamo a disegnare, teniamo troppo alla realtà, quando in realtà il bello del disegno è proprio sconvolgerla, la realtà. Infatti io non apprezzo particolarmente l'iperrealismo. È bello, è un bel modo di allenarsi e imparare le cose, ma onestamente non lo trovo, diciamo, utile per quanto riguarda l'espressione. Io direi che potremmo andare a fare lo sketch sul definitivo, ma prima voglio farmi il bombo. Allora, per il bombo dobbiamo pensare che è una semplice pallina pelosa, che lo voglio proprio naif, però così è troppo grande, lo voglio un pochino più piccolo, perché nel foglio, come abbiamo fatto in questo sketch, sarà da solo nel quadrante del foglio. Così mi piace. Proviamo ad esplorare un altro pochino. Come potete vedere, io sono un disastro quando disegno, ma va bene così. L'importante è che abbiate il vostro metodo e che funzioni ovviamente per voi. Culino un pochino più piccino, le zampine un po' più penzoloni. No, mi piace di più questo, che è un... tra l'altro è anche più realistico, a mio avviso. Sì, otteniamoci questo. Adesso arriva la parte simpatica, che in realtà è la parte più dolorosa, perché andremo a ricalcare il nostro disegno cercando di non uccidere la spontaneità del disegno. Ok, time lapse time. Ho cercato il più possibile di mantenere lo sketch originale, ma ho aggiunto la coda per riempire l'area in modo tale che diciamo l'occhio non vada troppo dove gli pare durante, diciamo, l'osservazione del disegno. Comunque lo sketch voglio mantenerlo visibile sotto con tanto di imperfezioni,
mi piace proprio la, diciamo, visivamente lo sketch in background. Alright, allora, non so ancora esattamente che palette utilizzerò. Allora, utilizzerò sicuramente un colore freddo per le ombre, che sarà il primo che andrò a realizzare. Importante. Prima di sporcare l'acqua, vado a inumidire leggermente, e dico leggermente, un pennellone e do una bagnata al tutto. Vorrei farla rilassare come farebbe naturalmente con questa temperatura. Quindi io andrei invece con un tondo, sì, andiamo con un tondino, vai, che è un Winsor & Newton Natural Grip, molto carino, sono veramente bei pennelli. Ok, ora con la carta lievemente umida io direi di prepararci intanto il colore per le ombre, che comunque farà una lavatura davvero 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 chiara. Ok, iniziamo ad imbastire le nostre ombre. Quindi le prime ombre ovviamente saranno sotto la testa. Voglio una luce che vada da dall'alto lievemente sulla sinistra, quindi le nostre ombre cadranno sulla destra del nostro draghino. Probabilmente ancora troppo carico il colore. Non fa niente, a me sinceramente quando succede non mi cambia granché. Andiamo a scaricare un pochino il colore dal disegno. Una gocciolina. Però queste goccioline vanno... Ecco, questo qui è un happy accident che dicevo prima, cioè un incidente utile. Quelle goccioline mi fanno pensare che forse potrei realizzarci la texture per la saliva, perché ovviamente è dolorante, è urlante e con molta probabilità sarà anche un po' sputacchino sto draghetto. E diamo una colorata anche alle ali. Ah, è un pennello tondo, quindi non farà linee perfette. Cioè non farà delle linee, cioè, insomma non è un tiraline, ecco, non si può pretendere una precisione di linea incredibile. Poi comunque è una setola molto molto morbida, quindi andrebbe riappuntata ogni volta che si tira la linea in sé. Comunque sono un pastrocchione. Ora questa fase qui è molto leggera, molto delicata, non è, diciamo, aggressiva. E poi andremo ad aggiungere i nostri scuri mano a mano. Allora, ora partiremo con detailing un pochino più raffinato, tra virgolette. Okay. Poi, i colori puri non mi piacciono molto, ma in questo caso farò un'eccezione. In genere tendo a sporcarli un po' con il colore complementare, cioè l'opposto nella ruota di colori. Non aspetto neanche che asciughi troppo. Dell'acquerello è che le imprecisioni sono totalmente inevitabili anche nei lavori più precisi di artisti precisissimi. Non ci fate caso magari, perché appunto sono nascoste bene, sono fatte da professionisti. Io non sono professionista, attenzione. Dicevo, non è impossibile però scorgere i difetti. Thank you.
Poi una volta che il bagnato comincia a diventare umido, ripasso lo stesso colore e lo intensifico un po', perché mi piacciono gli estremi intensi. Ora, la scelta di dipingere su un piano orizzontale anziché inclinato dipende dal fatto se volere o meno che i colori si mescolino passandoli, chiaramente. È una scelta puramente singolare, prima di tutto, nel senso che dipende da illustrazione a illustrazione. Per esempio, per i paesaggi preferisco avere il piano inclinato. In questo caso preferisco che la carta si imbarchi e prenda la sua anima, prenda la sua stessa vita sotto controllo, anziché essere, diciamo, soggetta alla gravità. Qui, per esempio, ho leggermente modificato la forma originale della lingua per errore. Nel senso, mi è partito il pennello e mi sono dovuto comportare di conseguenza. Il bello dei pennelli, prima di tutto, e dell'acquerello in secondo piano è proprio questo: l'imprevedibilità. Non puoi sapere esattamente quando sbaglierai e dove sbaglierai. Sì. Qui farò una tecnica di sfumatura diversa, così tanto per, perché stavo improvvisando e non ho pensato a inumidire prima. Semplicemente tirerò il colore, anziché fare bagnato su bagnato, farò bagnato su asciutto e poi con un pennello pulito andrò a tirare via il colore. Voglio provare a fare una cosa. Anzitutto voglio pulire questo giallo che fa schifo, verde praticamente. Allora, per giusta regola, i pigmenti andrebbero rinumiditi prima dell'utilizzo, non come sto facendo io, in modo tale che attivi anche le parti più basse delle scatoline. Mi sfugge il nome, porca miseria, perché ovviamente quando vengono bagnate il pigmento poi andrà in basso. Quindi quando noi andiamo a prendere il colore da sopra sarà meno carico di pigmento, in teoria ci sarà più gomma arabica. Invece di fare la pina come avevamo premeditato, voglio lasciarla al caso. La farò gialla e la lascerò colorare da sopra. Utilizzerò un pennello un pochino più rigido, sintetico. Questo in genere lo utilizzo per l'acrilico. La lascia un pochino più di texture se si utilizza sul colore asciutto, sulla carta asciutta. E come vedete non è assolutamente preciso. Pensate che a me interessa qualcosa? A me quello che piace in realtà è il processo. Se poi il disegno andrà buttato perché viene male, onestamente non mi importa, perché comunque la prossima volta saprò cosa non dovrò fare, o magari semplicemente potrò dire che ho fatto un lavoro orribile e me ne farò una ragione. Di texture, di grinze. Poca roba, in realtà non voglio caricarlo troppo, così, giusto per far capire che, ecco, ha una pelle piuttosto cattiva, che va in contrasto sia con l'espressione sia con il fatto che è stato punto appunto da una pina stronzissima.
A me piacciono molto i contrasti, soprattutto filosofici, diciamo così. Per esempio, a me piace molto rendere brutte le cose carine e rendere carine le cose brutte. Tanto guardate la forma dell'ape come è venuta fuori. Sul nostro draghetto abbiamo anche una forma tridimensionale. Ok, utilizzerò sempre questo pennello qui e farò veramente una lavatura leggerissima per le ali. Dovranno essere a malapena visibili, perché non ti farò un paio d'ali, almeno voglio sperimentare questa cosa, e ne farò più di uno in questa maniera. È anche troppo visibile, ma tanto possiamo alleggerirlo ancora, siamo in tempo. Voglio dargli un effetto movimento, siccome è ancora bagnato. Penso che andrò anche a tamponare un minimo. Ok. Ok ragazzi, giunti a questo punto, l'iPad ha finito la memoria interna, però sono riuscito almeno a fare il timelapse dell'ultima fase. E niente, ho soltanto aggiunto alcuni dettagli, aggiunto la firma e ho utilizzato la gouache bianca che è opaca per realizzare la lacrima e qualche piccolo dettaglio in più. Spero che questo disegno vi sia piaciuto, noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti, bestie!